dimmi qual è il luogo, il centro del mondo, anima di metropoli, asfalto profondo, grattacieli in bilico, mela di cemento, sai che se ce la fai qui puoi farcela ovunque, lo senti il vento, il soffio che cresce, respiro di macchine a spina di pesce, città che non dorme e se dorme fa sogni che neanche te li immagini, ne combina di ogni, e sale l'inquietudine, la notte ti bracca, è musica che cresce, megalopoli che spacca in questa. Cuneo. Splendida città nel Piemonte, col sole di fronte, parlo di Cuneo. Cuneo, New York, figlio, New York. Ti prende il corpo e la mente, non puoi farci niente, si tratta di Cuneo, Cuneo, Cuneo. Ci ha fatto il militare Totò a Cuneo, provincia del Piemonte, dove confluiscono i fiumi Stura e Gesso, servita dall'aeroporto di Cuneo Le Valdigi, che a volte arrivi sano ma ti perdono i valigi. Evviva il centro storico, ovvero Cuneo Vecchia, per quanto Cuneo Nuova non è che fa cagare. E poi il museo civico, il museo ferroviario, la camera di commercio, il consorzio agrario. E questo non è tutto, e tutto è ancora niente, città del futuro, passato e presente, questa è... Esempio Foggia, Codroipo, Casale, eppure Forlimpopoli non è niente male. I dintorni di Catanzaro, Pistoia, Parigi, Marina di Domodosso, le isole Fiji. E tutto il Frusinate, Belgrado, Pavia, poi Sondrio, Okinawa, Iesi, Folgaria. Sì, ma io ho voglia di Cuneo nel mio presente, io ho fuori di Cuneo, non faccio niente. C'è Cuneo nel corpo e nella mia mente, bagna calda dentro me, vuoi sentire come? Non ti puoi divertire di brutto, puoi fare di tutto, c'è Cuneo, all'angolo tra via Saluzzo e via Carlo Sigismondo Neutro, nel centro di Cuneo, che conserva e no, Parodi lo trasforma in punto. Ma tutto passa anche attraverso Gerbez, il frutto giusto allo schiacciatore che perfora il muro e la difesa. Match ball, Itas, Diatek vicina a capitolare, Prebanca Langonti vicina al trionfo, Mastrangelo, la ricezione di Juan Torena, manda di là in palleggio, Kaczynski, Weismans per chiudere, Murato da Sala. Murato da Sala, se ne va il primo match ball Prebanca Lannutti, 20-24, 20-24, 20-24, ancora 4 Lannutti, Cuneo, zampata d'orgoglio di Sala e di Trento, Sala deve forzare, deve rischiare, il tutto per tutto, match ball Prebanca Lannutti, Gerbic, seconda linea, Nicolò, sì, la Prebanca Lannutti, Cuneo, campione d'Italia, batte 3-1 l'Itas Diatek Trentino, vincente l'attacco di Nikolov, in campo e sugli spalti la festa di questa gente là, che tu FF De Giorgi conoscete per aver giocato lì a Cuneo, esulta anche Giuliani, cosa significa questo titolo per Cuneo? La provincia grande, il cuore grande, una grande società, un grande progetto. Siamo stati veramente onorati con Fefe, con Claudio, con Ganev, con Gerbic, il fratello ovviamente di Nicola. Tutto questo, la storia di Cuneo, questa sera, con i pullman, con il cuore, con la voglia di giocare, ma con le mani di Gerbic, con i muri di Mastrangelo, hanno consacrato quella che è una voglia di ribadire che la pallavolo può conquistare ancora i cuori, ma le province, le regioni intense, tutto il piano.
Piemonte che è in festa ed è veramente una grandissima, grandissima festa che tutti quanti comunque i giocatori di Cuneo riescono a trasmettere ai tifosi, ai dirigenti, agli sponsor, veramente una grande festa. Bene, vorrei andare da Fede Giorgi, grande finale per Cuneo, primo scudetto della storia. Beh, credo che a parte condivido le emozioni e le parole di Lucky per chi ha partecipato un po' alla storia di questa società e penso che sia stata una bella partita. Questa società corona un sogno, è il quinto anno consecutivo che vince una squadra diversa lo scudetto e questo è anche un bel segno e soprattutto crea in diverse piazze entusiasmo e insomma siamo contenti, anche se bisogna riconoscere a Trento quello che è stato il suo valore in tutta questa stagione. Insomma, voglio dire, siamo anche in certo senso vicini agli amici di Trento, però hanno fatto una stagione straordinaria, hanno vinto una Coppa Campioni. Forse Cuneo per la sua storia, per tutto quello che questa città, questa società ha messo, è arrivato il momento giusto per vincere lo scudetto. Dopo 12 anni è tornata a giocare una finale scudetto, ha messo in bacheca l'unico trofeo che mancava, Consuelo. Questa è la festa per l'appuntamento con gli annali della pallavolo ed è una festa meritata oggi. Ha scelto un evento speciale per vincersi questo scudetto Cuneo, a cui vanno ovviamente grandissimi complimenti sia alla società per tutto quello che ha fatto ovviamente, ma questa sera nello specifico ai ragazzi che hanno saputo reagire ad un inizio davvero disastroso, non era facile conoscendo l'avversario. Io credo che questa sia una vittoria strameritata per i ragazzi di Giuliani, probabilmente un po' di stanchezza nelle gambe si è fatta sentire alla fine per i ragazzi di Stoicev, però come ha detto Pepe, grandissimi complimenti anche a Trento che quest'anno insomma ha rappresentato alla grandissima la nostra pallavolo. Pepe, il momento decisivo di questa gara, pensa quanto sono costati cari quei millimetri a Guantorin, battuta quell'invasione millimetrica, poi Bissotto l'ha fatta più vistosa, però... Ma io non credo che questa partita sia stata decisa dalla reazione del Cuneo nel secondo set, nel senso che lì poteva o precipitare sotto senza riprendere fiducia, invece si sono ripresentati in campo nel secondo set mettendo molto dal punto di vista tecnico e del carattere e lì hanno creato qualche dubbio in più a Trento e poi obiettivamente sono stati alla fine molto più efficaci di quello che ha fatto Trento. Un uomo sugli altri non sarebbe giusto nominarlo. No, credo che quando si vince uno scudetto c'è una partecipazione totale e condivisa di tutti gli elementi, anche del custode del palazzetto, perché è lì che tutti danno qualcosa. Certo, devo dire che in alcuni momenti quello che abbiamo visto fare a Ennio stasera è stato qualcosa di straordinario.